accogliere, accompagnare, discernere ed integrare. Questi quattro cardini della pastorale della famiglia, illustrati da Papa Francesco, aprendo nella Basilica di San Giovanni in Laterano il convegno diocesano di Roma dedicato alla cura della famiglia alla luce della Amoris Laetitia. Dopo il saluto del cardinale vicario Agostino Vallini, il pontefice ha ripercorso i lavori degli ultimi due sinodi dei vescovi e ha voluto porre l'accento sull'attenzione della Chiesa per le nuove famiglie, i nuclei feriti, col dibattito apertosi sui divorziati risposati. Avevamo davanti, ha sottolineato, i volti concreti di tante famiglie. Questo dare volto ai temi, per così dire, esigeva ed esige un clima di rispetto capace di aiutarci ad ascoltare quello che Dio ci sta dicendo all'interno delle nostre situazioni. Non un rispetto diplomatico o politicamente corretto, no, ma un rispetto carico di preoccupazioni e domande oneste che miravano alla cura delle vite che siamo chiamati a pascere. Come aiuta dare volto ai temi? L'invito a sacerdoti, catechisti e operatori pastorali è stato ad abbracciare tutte le situazioni concrete delle famiglie, non solo quelle che già frequentano le parrocchie, ma anche quelle più distanti, perché, ha ribadito, non bisogna dare niente e nessuno per perduto. Guardiamoci dal mettere in campo, ha proseguito una pastorale di e per Ghetti. Non accantoniamo poi gli anziani, perché altrimenti, ha evidenziato, si tolgono progettualità e capacità di visione ai giovani. L'importante è evitare di cadere in giudizi e atteggiamenti che non tengono conto della complessità della vita, per imparare invece a sporcarsi le mani. E quello che si è sporcato di più le mani è Gesù. Non era un pulito, ma andava dalla gente, tra la gente, e prendeva la gente come era, non come doveva essere. Durante il dialogo spontaneo nato dalle domande dei convegnisti è tornata in primo piano l'esperienza di Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, in particolare quella dei parroci che non volevano battezzare i figli di ragazze madri. E questo è l'individualismo, no? Noi siamo i perfetti, questa è la strada, questo è un individualismo anche che cerca il piacere edonista, no? Stavo per dire una parola un po' forte, ma la dico un po' fra virgolette, quel maledetto benessere che ci ha fatto tanto male. Oggi l'Italia ha un calo delle nascite terribile e credo sotto zero. Questo è incominciato con quella cultura del benessere da 20 anni fa. E alla fine l'accento sul matrimonio, non come fatto sociale, ma impegno. A Buenos Aires, ha raccontato ancora il Papa, aveva proibito i cosiddetti matrimoni riparatori con un figlio in arrivo, invitando ad attendere per capire l'importanza del sacramento. La crisi del matrimonio è perché non si sa cosa è il sacramento, la bellezza del sacramento. Non si sa che è indissolubile, non si sa che per tutta la vita.